Buonasera, benvenuti. Questo è il primo di tre incontri che abbiamo pensato dedicati a grandi mostre che ci sono, dedicate all'arte italiana che ci sono in questo momento. Comincia oggi Nevio Rolli, che è curatore della scultura del Rinascimento al Museo di Berlino, o scultura, io non credo, e della pittura anche. Bravo, sì. Di tutto. Saggiamente il Museo di Berlino appunto unisce le due cose. Curatore del Rinascimento italiano appunto al Museo di Berlino, parlando della mostra Mantegna Bellini, poi la settimana prossima avremo Andrea De Marchi e Francesco Cagliotti. Andrea De Marchi ci parleranno della mostra di Verrocchio, e la settimana successiva, il 23, Simone Facchinetti e Arturo Galanzino, che parlano della mostra su Moroni che c'è in questo momento alla Frick. Sono particolarmente grato, mi fa particolarmente piacere che Neville Rowley sia qui. Molti di voi lo conoscono, perché Neville è già venuto molte volte qui in fondazione, ha partecipato ai nostri corsi, soprattutto in qualità di straordinario relatore a quelli del mestiere del conoscitore, parlando appunto sia al corso di Longhi, parlando di Domenico Veneziano, che a quello di Zeri, parlando della grande questione del maestro delle tavole Barberini, ma anche quello di Bode, parlando della, appunto della scultura di Berlino. Neville ha studiato in Francia con Michel Laclot e si è occupato nella sua tesi di un argomento molto longhiano, che è la pittura di luce a Firenze nel 400, e adesso appunto approdato al Museo di Berlino. I suoi studi diciamo, si focalizzano sulla pittura, anche naturalmente più Bellini, ma anche ha studiato molto la scultura, e poi negli ultimi anni si è occupato di questa questione molto importante, di cui in realtà so molto poco, cioè la questione del ritrovamento, no, di una parte delle sculture del Museo Bode perse dopo la guerra e che si credevano distrutte, una parte delle quali sono riemerse a Mosca, no? E solo adesso sono potute vedere, studiare, e credo sia tutto un progetto, no, a cui tu lavori. Quest'anno appunto è riuscito ad organizzare, insieme alla National Gallery di Londra, quindi uno dei curatori di questa mostra, che devo dire, se ho un rammarico, dispiace che questa mostra sia fatta a Londra e a Berlino e non in Italia, perché diciamo su un tema cruciale dell'arte italiana, cioè il confronto Mantegna-Bellini, e su un tema anche, come vedremo, diciamo, gli studi italiani a partire da Longhi hanno, come dire, avuto molto molto caro. E invece questa mostra si è tenuta in prima battuta alla National Gallery di Londra, e ora, e credo fino a giugno, vero? Fino al 30 giugno, quindi c'è ancora tempo per vederla, da questa mostra che unisce appunto, mette a confronto i due cognati, si trova a Berlino. Però non vorrei sottrarre altro tempo a Neville, quindi ti darei la parola. Grazie. Grazie mille Andrea di questa presentazione, di questo invito. È sempre un piacere di venire qui in fondazione, un onore. Presento questa mostra da solo, però è veramente un progetto collettivo. È già stato menzionato, la prima tappa della mostra era dal settembre a gennaio scorso alla National Gallery di Londra. E adesso è la Gemälde Gallery di Berlino, una mostra fortemente voluta dai nostri direttori rispettivi, Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery di Londra, e Michael Eisenhower, direttore generale dei musei di Berlino, con quattro curatori: Caroline Campbell, che è la curatrice dei dipinti italiani della National Gallery. A Londra è stato anche coinvolto il British Museum con la sua curatrice Sarah Vowes, e a Berlino io sono curatore alla Gemälde Galerie e al Bode Museum, e ho lavorato in grande collaborazione con la direttrice e curatrice dell'arte italiana rinascimentale Dagmar Kobacher. Quindi sono da solo, ma c'è tutta una team direzione, curatori di musei, che permette di fare queste cose molto, molto collettive.
riflettuto un po' come presentare questa mostra qui stasera, sia con problemi aperti che esistono di mantenere di Bellini o di una presentazione delle coulisse anche della mostra di questo progetto, ma ho scelto di darvi l'invidia di andare a Berlino fino al 30 di maggio, chiuso il lunedì, con Ryanair è molto facile di andare da Bologna a Berlino, io lo faccio nel senso contrario ogni anno e forse di più. Il tempo comincia a essere migliore a Berlino, anche se non è qui come piacevole come a Bologna, ma per darvi l'invidia di venire alla mostra, vi propongo di entrarci insieme e di vedere, questo è un po' difficile da trovare l'ingresso della Gemälde Gallery perché ci sono dei lavori enormi che sono cominciati 2 anni fa, che avrebbero dovuto essere conclusi e che noi purtroppo da musei possiamo soltanto che subire. Tutti i giornalisti berlinesi hanno chiesto all'inaugurazione stampa ma perché c'è questo, e veramente per noi è un po' un imbarazzo, ma alcune persone straniere, amici ricercatori che sono venuti a vedere la mostra al Vernissage, mi hanno detto ma questo è tipico di Berlino, solo a Berlino si può permettere di avere questo cantiere aperto e questo è molto, molto moderno, e alla fine mi sono rassegnato, sapendo che la mostra ha anche un successo pubblico eccezionale, cioè non aspettato, perché aspettavamo 100.000 visitatori per tutti i 4 mesi della mostra, il che per una mostra del Rinascimento italiano non è niente a Parigi o diciamo a Milano o a Roma, ma che per noi è molto, anche per Londra è molto, perché siamo più o meno su questa frequentazione a Londra. I 100.000 visitatori li abbiamo già raggiunti dopo 2 mesi, quindi sarà di più, e poi il successo pubblico è una cosa, abbiamo molto spazio anche, il che fa sì che una mostra molto visitata non può essere un dramma come nella metropolitana a Parigi o a Londra. Quindi dentro la Gemälde Gallery c'è questo arcone d'ingresso, sul quale ritornerò, con una prima parete. Ho fatto delle foto cioè la luce è più scura, le foto non sono ottime, ma è per darvi l'invidia di venire. Potrete comunque dire sì, ho visto un'idea della mostra, però bisogna comunque prendere l'aereo o il treno, la macchina, e venire a vedere questo confronto, che per me e per molti studiosi è veramente un sogno vedere. Le due presentazioni di Gesù al Tempio, quella di Andrea Mantegna a sinistra e quella di Giovanni Bellini a destra, opere che sono state sempre confrontate nella letteratura artistica della fine dell'Ottocento, quando c'era un dibattito molto acceso tra due grandi conoscitori del tempo, Wilhelm Bode, il curatore, poi direttore dei musei di Berlino, grande esperto di molti campi della pittura primitiva italiana, ma anche della pittura olandese del secolo d'oro, della scultura rinascimentale, ma anche tedesca, e anche fino ai tappeti persiani, è il primo grande conoscitore di tappeti persiani, gli esperti me l'hanno confermato, quindi una figura estrema, che naturalmente giudicava l'opera a sinistra, quindi la sua a Berlino, come di Mantegna. L'altro, il suo rivale Giovanni Morelli, pensava che l'originale di Mantegna era quella tavola a destra, la pittura a sinistra è su tela, perché prima c'è un'altra iscrizione sul retro che dice che Andrea Mantegna, e poi perché era conservata a Venezia alla Fondazione Quirini Stampalia, dove è tuttora il capolavoro della Fondazione
con in Stampaglia, e naturalmente in questa attribuzione, che oggi sappiamo sbagliata, di Morelli e giusta di Baudin, c'era un po' di nazionalismo, un'opera che era andata da Venezia, era da Padova nel caso del Mantegna, era per forza meno da insistere sopra di quella rimasta a Venezia, e grazie, dico veramente grazie a Giovanni Morelli, che la tempesta di Giorgione è rimasta a Venezia e non è andata a Berlino come era stato contrattato. Io sono francese ma curatore a Berlino, e lo dico in modo sincero in questo aspetto. Questi due dipinti sono sempre stati confrontati nei libri ma mai nella realtà. E abbiamo potuto fare anche molte analisi su queste, che sono state fatte negli ultimi anni, ma anche decenni, soprattutto con l'infrarossi di radiografie della tela di Mantegna, mostrando i pentimenti, il che è una prova anche che la pittura originale è il Mantegna, non il Bellini. Tornerò sul Bellini un po' più tardi. Vedete, non si vede molto bene, ma la testa della Madonna non è netta, perché è stata cambiata da Mantegna, ravvicinata della testa del bambino, in un gesto che assomiglia a quello della Madonna Pazzi, capolavoro del Bode Museum di Berlino, che è stato scolpito da Donatello attorno al 1420 a Firenze, quindi che non c'è, cioè che probabilmente Mantegna non ha visto, perché lui è nato a Padova sul 1400, accanto a Padova sul 1431, ma ha visto da apprendistato la scultura di Donatello, che era per 10 anni a Padova. Quindi questa ispirazione esiste, e il dipinto di Mantegna è anche molto importante per la storia dell'arte, perché è la prima volta che si vede una scena narrativa così da vicino. Le scene narrative si vedevano da lontano, quindi con le figure piccole, o allora le mezze figure erano riservate a opere iconiche, tipo Madonna con il bambino, come la Madonna Pazzi. Mantegna fuse queste due idee e inventa questa tipologia della presentazione del Tempio, con quello che uno storico dell'arte all'inizio degli anni 60 ha chiamato un dramatic close-up, un ravvicinamento, un zoom, un effetto di zoom che dà l'impressione che assistiamo veramente a questa scena. Abbiamo fatto durante la preparazione della mostra una cosa molto semplice ma anche molto divertente e inedita, è che la nostra capo restauratrice ha preso un foglio trasparente e ha tracciato i contorni della presentazione di Mantegna. Poi abbiamo preso l'aereo e siamo andati a Venezia a mettere questo foglio sul Bellini della Fondazione Collini Stampaglia. Vedete tutti gli attori di questa vicenda: Caroline Campbell, la curatrice della Collini Stampaglia, Babette Trevisan, la nostra capo restauratrice, che è lei che tocca il quadro, Babette Hartwig, Giovanni Villa, Brigitte Blassimen, che hanno lavorato su questo progetto per la Collini Stampaglia, la direttrice Marie-Gusta Lazzari sulla destra, e Jill Dunkerton, la restauratrice della National Gallery. Quindi un progetto molto molto ampio. E cosa abbiamo visto su questa cosa semplice? Che i contorni del Mantegna tornano perfettamente nel quadro di Bellini, e quando non è perfettamente, come nel caso del San Giuseppe sulla destra, bisogna soltanto abbassare un po' il trasparente. Vuol dire che Bellini ha usato un cartone, cioè ha trasferito un cartone non preparatorio di Mantegna, perché ci sono stati dei pentimenti nel quadro di Mantegna, ma un cartone sovrapposto al quadro finito di Mantegna, per poi rifare la sua versione. Procedimento inedito nella carriera di Bellini, molto misterioso, che valeva,
in questo senso era molto importante di fare questo confronto tra le due opere. Per la Fondazione Corin Stampaglia era naturalmente importantissimo dimostrare anche questo suo capolavoro con il nostro Mantegna in anteprima, con una mostra che aveva queste due opere era veramente basata su questo confronto, con un'architettura di Mario Botta, quindi il Mantegna a destra, il Bellini a sinistra, perché si doveva vedere il Bellini al fondo della prospettiva del corridoio della Fondazione Querini Stampaglia, ma abbiamo riflettuto a lungo sulla disposizione delle due opere e anche su un aspetto già discusso, identificato da Bodo stesso alla fine dell'Ottocento, di queste due figure laterali nel quadro di Mantegna che non hanno niente a che fare con la scena, che guardano sulla sinistra, un uomo e una donna. C'è molta letteratura per sapere cosa stanno guardando: è un altare di una chiesa o è una finestra simbolica? Io non sono molto convinto da questa interpretazione, soprattutto non si sa la collocazione originale, si ha comunque le tracce di questo dipinto dall'inizio del 1500 a Padova, e dai tempi di Baudelaire si è ipotizzato che la persona sulla destra fosse un autoritratto di Mantegna stesso, cosa abbastanza rara per questi tempi, non unica, non prima. Masaccio si rappresenta stesso nella Cappella Brancacci, per esempio al Carmine di Firenze, ma questo che è interessante è che per conseguenza la figura a sinistra potrebbe, comunque la certezza non c'è, ma potrebbe essere la moglie di Andrea Mantegna, Nicolosia Bellini, che Mantegna sposa all'inizio dell'anno 1453. Il quadro potrebbe essere dell'anno successivo, un ringraziamento per la nascita felice di un primo bambino. Queste sono solo teorie, ma ci permette anche di introdurre un elemento biografico. Nicolosia si chiama Bellini, è la sorella di Giovanni Bellini, che molti anni dopo farà una coppia infedele del quadro di Mantegna. Quindi cominciare poi da questo confronto tra Mantegna e Bellini, che non è, cioè, che è un po' cronologico, perché l'opera di Mantegna è della giovinezza, dei suoi primi anni padovani, ma il quadro di Bellini è di 20 anni più tardi, è a olio, quindi deve datare degli anni 70. Già dall'ampiezza del confronto tra i due, che non è solo un confronto tra due pittori prima vicini, poi abbastanza differenti, ma anche di due suoceri di due cognati forse, e dà un po' di complessità a questo tema. Chi sono le figure sui lati della presentazione del Tempio di Bellini è un bel mistero. Vedete che Bellini cambia un po' i colori, broccati, la cornice di marmo di Mantegna diventa una balaustra molto più, che dà l'impressione che il quadro è un po' più grande, ma l'impressione che sia molto più ampia. E chi sono queste figure? Chi è la persona che ci guarda negli occhi? Dovrebbe essere un autoritratto del pittore, che vedete a destra, molto più anziano, in un disegno del Musée di Condé di Chantilly. È un po' un mistero. Credo che sia, non sono stato il primo, ma il quadro è un quadro molto vicino, cioè una figura, un modello molto vicino a quella persona che ci guarda nel quadro della Querini Stampaglia, e questa persona al centro, in un quadro dell'Accademia Carrara a Bergamo, che purtroppo abbiamo, cioè,
mi sono accorto un po' tardi che sarebbe stato molto importante di averlo in mostra, anche se l'attribuzione a Giovanni Bellini che gode adesso non è per me del tutto scontata. E una dei misteri, cioè delle proposte aperte di questa mostra, di questo primo confronto tematico, iconografico, al quale segue un flashback, così per dire, sugli inizi di Mantegna. Quindi nato a Isola di Carturo, andato a Padova, dove suo padre carpentiere non aveva potuto stabilirsi, cambia addirittura padre perché diventa figlio adottivo di un pittore a quest'epoca non famoso ma presto molto famoso, Francesco Squarcione, di cui vedete a destra una Madonna. Ci sono due opere sicure di Squarcione, una un politico a Padova e una Madonna firmata a Berlino, che abbiamo restaurato per l'occasione. Presto, cioè, Squarcione ha preso molti allievi come figli adottivi, il che era un modo anche di non pagarli, un po' così. Molti elementi sono legati tra, quindi su questa parete abbiamo un Mantegna al centro, che viene da Francoforte, vedete le ghirlande di frutta sopra, quella balaustra che si vede, o nella Madonna di Squarcione il profilo che viene dalle sculture di Donatello, come i candelabri, e l'idea di questo flashback su Mantegna a Padova era di mostrare questo giovane pittore come un genio assoluto, perché il suo San Marco è un capolavoro di virtuosità prospettica. Guardate il libro, il suo Evangelo, che non ha, che sto, forse sta riflettendo a come scriverlo, ma visto in una prospettiva molto, molto forte, in uno scorcio molto forte, con degli effetti di riflessi molto alla fiamminga, anche se la tecnica è della tempera su tela, che sarà per tutta la carriera di Mantegna la sua tecnica favorita. Andrà su altre tecniche, ovviamente, ma rimarrà fedele a questa tecnica. Il vero maestro di Mantegna non è tanto Squarcione che quanto Donatello, il grande scultore fiorentino, che ha partecipato, cioè che era il primo a capire l'importanza della prospettiva, della prospettiva matematica in opere come la Madonna Pazzi, per esempio, che vi ho mostrata, prospettiva inventata da Filippo Brunelleschi, che negli anni 40 del 400, quindi quando ha quasi 60 anni, ne ha abbastanza di Firenze, delle lotte, della competizione, di questi artisti che fanno delle cose più grandi di lui. Brunelleschi, l'amico di 40 anni che fa la cupola del Duomo, Ghiberti, il maestro, poi il rivale di 40, di più di 40 anni, che ha finito la prima porta del Battistero nel 25, che ne fa la seconda, quella del Paradiso, poi detta da Michelangelo del Paradiso. Quindi Donatello ha bisogno di andare fuori, ha fatto già molti viaggi, ma si stabilisce 10 anni a Padova per fare un cavallo di bronzo sul modello degli antichi, che sarà il Gattamelata, e un altare anche di bronzo nella chiesa del Santo. C'è una Madonna al Bode Museum, che vedete sulla sinistra, molto danneggiata nel 45, ma che abbiamo restaurato per la mostra, che ha perso la sua policromia in un incendio nel 45, che forse è data di pochi anni prima del viaggio di Donatello a Padova, ma che dialoga con, in modo sia didattico ma anche formale, con il San Marco, con questa manica anche prominente, e un modo di mostrare Mantegna in mezzo ai suoi due maestri,
e di insistere sul fatto che anche questi elementi che chiamiamo per comodità squarcioneschi, perché Squarcione li rispecchierà nei suoi lunghi anni di carriera, vengono da Donatello e sono stati quasi prima utilizzati, da trascritti in pittura da Mantegna, che è anche presente su questa parete con un disegno molto preciso, molto prezioso e anche preciso come tutto quello che fa Mantegna, il primo disegno conosciuto di Mantegna, disegno preparatorio agli affreschi della Cappella Oratori nella chiesa degli Eremitani a Padova, primo capolavoro di Mantegna, insieme ad altri artisti che via via mette fuori della vicenda, il più grande rivale è Niccolò Pizzolo, che muore nel 1453, che permette a Mantegna di finire il registro inferiore con l'andata di San Giacomo al martirio, che vedete qui a destra con una foto del primo guerra, perché la cappella è stata bombardata nel 1944. Rimangono alcune scene, alcuni frammenti, però non in questo stato. Quel soldato qui, sognando con il suo scudo, ha fatto molto, cioè la cappella è stata ammirata da generazioni di grandi persone, da Goethe, ma anche da Marcel Proust, che nella Recherche du temps perdu, du temps perdu, passa molto tempo su questo paragona il cameriere di una serata parigina che si annoia un po' a questo soldato che non ha niente a che fare del miracolo di San Giacomo e che sta guardando altrove, un po' come l'autoritratto di Mantegna nella presentazione al Tempio. Questo disegno del British Museum è molto interessante, importante anche dal punto di vista storiografico, perché è uno dei più grandi social art di arte veneta e padovana del Novecento. Giuseppe Fiocco aveva immaginato negli anni 30 che il disegno non fosse di Mantegna ma del cognato Giovanni Bellini, giovane, copiando gli affreschi di Andrea Mantegna, teoria che non è più ritenuta, anche se è sicuro che questi affreschi hanno dovuto fare un'impressione enorme non solo sui pittori di Padova ma su questo Giovanni Bellini, che non sappiamo esattamente quando è nato, quanti anni aveva quando Mantegna dipinse questo ciclo. Quindi vedete questa prima parete con una mescolanza di tecniche, sicuramente due pitture, e questo sistema, una scultura e un disegno, questo sistema di anche intuitivo di insistere sulle opere più importanti, in questo caso il Mantegna, non perché la Madonna di Squarcione e quella di Donatello non sono importanti, ma perché è una mostra su Mantegna e Bellini, e questa decisione di aiutare anche i disegni, di metterle in mostra con le pitture, con le sculture, e non alla fine in una sala buia, perché i disegni hanno bisogno di molto meno luce delle pitture. In termini di lux sono una quarantina di lux per i disegni e forse 200-250 per i dipinti, perciò non si può esporre in una sala con una luce del giorno. Abbiamo nella sala centrale della Gemelde Galerie, e così possiamo con i spot giocare sulla luce che viene su ogni opera, e non si ha l'impressione che c'è una differente fonte, cioè luminosa, cioè non fonte, ma che l'idea di avere una coerenza tra l'illuminazione delle opere e di insistere anche sulla presenza dei disegni con questo pulpito qui, che è utilizzato in modo anche sistematico per aiutare un po' la loro dimensione, sicuramente un po' più ridotta, necessariamente più ridotta. Un altro confronto tra due, cioè una pittura
e un disegno, si è fatto con una delle prime, forse la prima opera di Mantegna, prima del San Marco, dopo il San Marco, è un San Girolamo che si trova in una collocazione abbastanza lontana, perché si trova nel museo, il MASPI, il Museo d'Arte di San Paolo in Brasile, città nella quale ho vissuto nel 2012, ho insegnato in un'università di Campinas, che è abbastanza vicina in Brasile, vuol dire due ore più o meno, e un collega, cioè un professore di questa università di Campinas, italiano, notevole studioso, Luciano Migliaccio, è anche diventato nel frattempo curatore al MASPI, che ci ha molto aiutato, perché con queste distanze la comunicazione è molto importante in questo caso. Qui lo vedete a confronto con un disegno di Berlino che prima si diceva di Mantegna, forse preparatorio a quel dipinto di Mantegna, e che adesso è un po' declassato come una copia da Mantegna. Io non sono un esperto di disegni, io trovo che questo disegno sia molto bello e interessante. Questo quadro a sinistra, siccome sono gli inizi di Mantegna, è meno chiaro che sia Mantegna, almeno per molti studiosi, soprattutto anglosassoni, che quando hanno visto il quadro nella tappa di Londra hanno quasi tutti detto che non era Mantegna, il che mi sembra non tanto condivisibile. Volevo assolutamente avere questo quadro in mostra perché la prima opera certa di Giovanni Bellini, certa perché firmata, se non fosse firmata sarebbe un grande dibattito nel campo degli studi, e anche un San Girolamo che è molto legato con questa rocca sulla sinistra, San Girolamo che si trova a Birmingham e che avviciniamo, come nel caso della presentazione al Tempio di una di Mantegna e l'altra di Bellini, per la prima volta con questo progetto di mostra. Il quadro di Bellini è un capolavoro assoluto, cioè un capolavoro, è un'opera giovanile dove Bellini si mostra come sarà sempre, cioè un po' se stesso, un po' influenzato dagli altri. Bellini è uno che si rinnova sempre, che copia tutte le idee che trova nuove, dai suoi inizi con il padre Jacopo Bellini, pittore importantissimo nella Venezia dell'epoca. Del resto il matrimonio tra Mantegna e la figlia di Jacopo forse è una cosa di amore, ma per il business funzionava anche bene, perché il pittore giovane e brillante di Padova poteva essere anche far parte dello studio dei Bellini e di uno dei pittori più importanti in Laguna in questo momento. Vedete che il leone di Giovanni Bellini con la firma qui un po' gotica, sulla quale tornerò forse brevemente, e viene da un disegno di Jacopo Bellini in uno dei due preziosi libri di disegni di Jacopo. Uno si trova al Louvre ed è quello, l'altro al British Museum di Londra. Quindi Giovanni è molto influenzato dal padre, il che è normale, però nella rocca a sinistra vediamo già, se vi mostro ancora il San Girolamo di Mantegna, questa affezione di Mantegna per le rocche, questa affascinazione di Mantegna per le rocche che tornerà sempre nella sua arte. Qui abbiamo questa trascrizione fatta da Giovanni Bellini, che invece nel paesaggio sulla destra diventa, cioè non è ancora il Giovanni Bellini che sarà quello degli anni successivi, ma già si vede una singolarità, una personalità, un'attenzione al paesaggio molto molto moderna, e
Quindi questo confronto ancora tematico, ancora iconografico, in questo caso è più cronologico rispetto a quello delle due presentazioni del Tempio, che sono separate da 20 anni. La grande domanda è, cioè gli studiosi sono d'accordo per dire che in questo caso di San Girolamo c'è prima Mantegna e poi Bellini, ma poi quando vuol dire? Alcuni anni dopo, o in modo simultaneo, la foto non è molto buona, ma vedete che il formato non è esattamente lo stesso, il Mantegna è più grande, quindi gli studiosi che hanno pensato che le due opere sono state pensate come dittico già dall'inizio non funziona, perciò queste cose che facciamo anche queste mostre, questi confronti fisici tra le opere, ma Bellini avrà fatto il suo San Girolamo alcuni mesi dopo Mantegna, alcuni anni, cioè 2-3 anni, 5 anni, 10 anni, questo non è del tutto sicuro, perché la data di nascita di Giovanni Bellini non è conosciuta. Vasari dice 1425, alcuni studiosi pensano sul 1425, alcuni studiosi autorevoli pensano sul 1430, altri molto autorevoli pensano sul 1440. Si può dare questo, cioè questo è molto importante, perché se nato verso il 1430 è un contemporaneo di Mantegna, nato alla fine del 30 o più probabilmente nel 31, se è nato nel 40 vuol dire che ha 10 anni di meno, quindi quasi una generazione pittorica, e quindi che Bellini sia un ritardatario. Tornerò sull'importanza di Roberto Longhi negli studi su Mantegna e su Bellini. Longhi difendeva molto Bellini e quindi aveva bisogno di metterlo, di vederlo nato molto, molto prima, sul 1425, come diceva Vasari, e come dice adesso uno studioso americano che fa di Giovanni Bellini, Daniel Mays, che fa di Giovanni Bellini non il figlio di Jacopo, ma il fratello minore di lui, di Jacopo, cosa storicamente che un po' difficoltà a ammettere, ma l'articolo di Daniel Mays è molto comunque denso e interessante. Le cose più strategiche, importanti per sapere della prima carriera di Giovanni Bellini sono questi due manoscritti che provengono della Francia. Quello a destra, il piccolo libro, si trova nella Bibliothèque de l'Arsenal a Parigi, e quello più grande alla Médiathèque Pierre-Amalric di Albi. Sono molto importanti perché sono capolavori assoluti, le vedete in ordine cronologico, perché dal punto di vista fisico era più semplice, perché era contro un muro, di mettere il grande a sinistra. Le miniature dell'Arsenal a sinistra sono datate, perché sono quelle, il vantaggio di questi manoscritti che sono tutti e due datati, 1453 e 1459 per quelle sulla destra, Guarino Veronese, che dà la sua traduzione di Strabone al committente dell'opera, Jacopo Antonio Marcello, patriziano veneziano, che e questi manoscritti sono fondamentali, perché sono stati attribuiti sia a Jacopo Bellini che al figlio Giovanni, che per primo sono stati più identificati come tali anche a Mantegna, o a un allievo di Mantegna, da Millard Mees. C'è abbastanza consenso, anche se devo dire che nel catalogo della mostra siamo forse un po' troppo prudenti su questo. Io sono convinto, ma non sono il solo, che il manoscritto di Albi, quello di destra, è di Giovanni Bellini. Sicuramente vi mostro solo un confronto con un'opera sicura di Giovanni Bellini, che è la Trasfigurazione del Museo Correr a Venezia, anch'essa in mostra. Prendo la testa del Cristo, che assomiglia molto a questa figura qui, o semplicemente il modo di fare i panneggi
a sinistra e a destra, un'attribuzione a Bellini di questo manoscritto, che è abbastanza pacifica, che qui non, non entro nel merito, ma con delle cose che non sono molto belliniane di questi anni, e anche degli anni successivi, questo fondo architettonico molto elaborato e che fa molto pensare agli affreschi degli eremitani di Andrea Mantegna. Queste lettere che si vedono, lettere miniate che si vedono in tutto il manoscritto e che di solito sono un po', non sono molto studiate, anche se il primo a scoprire questo manoscritto, Millard Mason, un libro fondamentale del 1957, aveva molto ben studiate e fanno pensare a quell'amore dell'epigrafia antica che Andrea Mantegna dagli inizi fino alla fine della sua vita nel 1506 sarà una delle sue priorità. L'epigrafia all'antica di Giovanni Bellini, all'inizio abbiamo questo San Girolamo di Birmingham, dove vedete la firma che vi ho proposto sopra. Bellini non è molto interessato nella calligrafia all'antica. Può darsi che, cioè sono molto convinto che questo manoscritto è stato commissionato a Andrea Mantegna, che ha disegnato alcune cose, a cominciare da queste lettere, forse anche le due pagine miniate che vi ho mostrato, che poi le ha passato a Giovanni perché aveva bisogno, cioè non aveva il tempo, aveva un grande trittico da finire per la chiesa di San Zeno a Verona, e aveva anche Ludovico Gonzaga, il marchese di Mantova, che gli scriveva delle lettere pressarlo di venire a lavorare alla sua corte. Mantegna nel 1460 diventa artista di corte per il Gonzaga, ma scrive alcuni mesi prima che deve finire un'operetta per Jacopo Antonio Marcello, e questa operetta è molto probabilmente questo manoscritto, poi finito nella famiglia Bellini Mantegna. E questa chiave di lettura mi sembra anche interessante dal punto di vista del manoscritto dell'Arsenal, su cui si potrebbe fare una lettura unica, ma che alcune pagine fanno principalmente anche questa esposta è molto vicina a Giovanni Bellini, ma alcune altre, come per esempio questo ritratto di Marcello stesso al centro, con una scritta in carattere crittati, quindi che è stata decifrata dagli eruditi francesi all'inizio del Novecento, credo. Questo è veramente molto, molto, non solo mantegnesco, ma il modo di fare ogni capello uno dopo l'altro, e quella linea molto chiara, netta del profilo. L'attribuzione a Mantegna, che è stata, non è stata completamente abbandonata negli studi, mi sembra abbastanza valida. Vuol dire che nel 1953 Mantegna ha delle, cioè il momento del matrimonio, ha delle committenze, lavora con Bellini, probabilmente Jacopo e probabilmente anche Giovanni. A sinistra avete il ritratto di Ludovico Trevisan della Gemelle Gallery di Berlino, che ovviamente è in mostra, ma in modo più tardo, e tornerò su questo ritratto dopo. Nella mostra di Berlino questi due manoscritti fondamentali sono esposti, però i disegni non si può esporre i disegni alla luce troppo a lungo, e quindi sono visibili solo fino al 26 di maggio, quindi dovete prendere l'aereo presto per vederli. Poi ci saranno dei facsimile, che è un'altra cosa. Perché sono visibili solo a Berlino e non a Londra? Perché a Londra la mostra si apriva con il libro dei disegni di Jacopo Bellini del British Museum, opera molto fragile, fantastica, un po' difficile ovviamente da vedere perché
perché, per la tecnica, però che era molto simbolico e importante di mettere all'ingresso del Mostra di Londra. Non era, cioè, già avere questo libro nella mostra della mostra londinese era un grande onore, grazie alla curatrice del British Museum, Sarah Vowes, con la quale abbiamo, cioè, che è una delle curatrici della mostra. Non si è parlato di fare venire il libro a Berlino, ma per ciò che questa assenza berlinese è compensata da questi due manoscritti. La generosità londinese, poi la si vede in questo confronto seguente, che era all'origine della mostra di Londra, perché la curatrice della National Gallery, Caroline Campbell, ha sempre davanti agli occhi, ha già lavorato sui Bellini, su Gentile, prima per il Cotto di Londra, ma nella National Gallery, nella Sainsbury's, questi due dipinti sono sempre cioè, mostrati insieme. Il Cristo nell'orto di Mantegna a sinistra, quello di Bellini a destra, che fino alla fine della seconda metà dell'Ottocento passava per il Mantegna. Il Mantegna è firmato, la firma non si vede molto bene, ma è qui sopra San Giacomo. La tavola di Bellini non è firmata. E quindi è molto nello stile di Mantegna, con questi scorci. Vedete il San, no, questo è San Giovanni, scusate, qui San Giacomo, che è visto in discorcio in modo prospettico, che diventa San Pietro. Si può anche vedere nel naso o le denti di Pietro, in modo quasi impietoso da parte di Bellini, che fa anche il mantegnesco in queste rocche importanti, in questi panneggi che sono petrificati, lo stile veramente mantegnesco. Però non c'è dubbio che questo quadro è di Bellini, perché nel paesaggio diventa tutta un'altra cosa. Vi mostro già i differenti paesaggi. Nel Mantegna c'è una città antica che dovrebbe essere Gerusalemme, ma che è più vicina a Roma, con il Colosseo, la colonna Traiana, con forse il monumento di Costantino sopra, la torre delle milizie, che adesso fa parte delle mura della città, che sono straordinariamente restaurate. Cioè, questo è veramente un pezzo incredibile di Mantegna, come questo corteo qui di soldati che seguono Giuda. Devo assolutamente contarli, perché sono almeno 100, in modo molto, cioè, perché vengono qui, qua e qui fino alla porta di Gerusalemme. Il paesaggio di Bellini è molto più, mi fa pensare non all'impressionismo, ma alla pittura romantica, a Caspar David Friedrich. È una pittura molto più libera dalle citazioni antiche, molto più cioè, prefigura quello che sarà lo stile di Bellini stesso. E questo è un po' mistero, perché Bellini fa così una pittura mantegnesca al primo piano e diventa se stesso nel paesaggio. Forse il quadro è stato commissionato a Mantegna e Bellini vuole dipingere nello stile del cognato. Questo è anche una domanda retorica, perché non abbiamo la soluzione. Su questi confronti manca un dipinto fondamentale, che il Cristo nell'orto del Musée des Beaux-Arts di Tours. Sapete che che era la predella del trittico di San Zeno, opera maggiore di Mantegna, fatta tra il 1456 e 59, prima della partenza da Padova fino a Mantova. Trittico rubato dai francesi all'epoca di Napoleone, restituito per le parti principali, quindi si vede fortunatamente ancora in chiesa oggi, però purtroppo la predella è rimasta in Francia, con la crocifissione al Musée du Louvre,
che sono nell'Orto e nella Resurrezione al Musée dei Beaux-Arts di Tours, in uno stato di conservazione non ottimo, e così non è stato possibile averli in mostra, cioè avere questo pezzo in mostra sarebbe stato molto interessante, perché l'ordine di questi tre dipinti è molto dibattuto. Formalmente il Mantegna di Londra e anche dal punto di vista cromatico, i due dipinti di Londra sono molto vicini, ma sono alcune trovate di Mantegna nella predella di San Zeno che si vedono anche, che si rispecchiano anche nel quadro di Bellini. La cronologia relativa delle due opere di Mantegna, di solito si dice che questo è stato, cioè, il primo della predella, ma è la prima volta che si, cioè, il quadro di Mantegna è il primo quadro indipendente con questo tema del Cristo nell'Orto, che prima era riservato alle predelle. Non sarebbe più logico pensare a Mantegna che farà predella, che poi ha l'idea di fare un quadro indipendente, poi sviluppato da Bellini, e fa parte delle idee in corso, cioè dei problemi in corso relativi a Mantegna e Bellini, che sicuramente non si fermeranno con questa mostra, che si prosegue con un confronto anche molto importante, formale, degli anni mantegneschi di Bellini, con il San Sebastiano di Vienna a sinistra e un'altra opera di Londra, Il Sangue del Redentore, a destra di Bellini, anch'essa che è passata per Mantegna per abbastanza tempo, con quella vicinanza del pavimento in prospettiva. Ovviamente la prospettiva cioè Bellini la fa molto bene, però Mantegna è quasi sempre migliore in questo aspetto. Poi si vede che Bellini cioè va nella direzione dell'antico, con questi rilievi a grisaille che saranno poi dei temi privilegiati da Mantegna stesso, con queste figure piccole a destra, che è stato ipotizzato che fosse forse il committente, cioè è difficile di saperlo perché è veramente molto piccolo. Il paesaggio del Mantegna è assolutamente fantastico, con queste spoglie antiche, queste mura distrutte nei quali, cioè, Mantegna sapeva che San Sebastiano non aveva conosciuto un'antichità in rovina, la rappresenta in rovina in modo preromantico o già romantico, secondo la definizione felice per primo di Bernard Berenson. L'antichità di Mantegna è in rovina per mostrare che sarà anche poi superata dal cristianesimo. Questo lo doveva dire ai committenti, ma forse esteticamente gli piaceva l'antichità anche in rovina, come poi tutti quelli che faranno il Grand Tour nel Settecento. In poi vedete qui un coniglio qui, credetemi su parola, e questi tre persone che se ne vanno e che sono quelli che hanno ucciso, che hanno pensato di uccidere San Sebastiano, gli arcieri, vedete, con le frecce, e che hanno finito la loro giornata di lavoro e quindi che tornano a casa. Un pensiero strepitoso di Mantegna, con questa cita anche all'antica, e quella firma in greco correttissimo di Mantegna. Ovviamente il dettaglio più spettacolare è nell'alto, in questa nuvola di questo cavaliere nascosto nella nuvola, che è stato l'oggetto di tante interpretazioni, tutte molto intelligenti, forse troppo intelligente, e fa parte di questi clin d'œil che Mantegna fa. Questi dipinti, la fonte probabilmente viene da un rilievo di bronzo della chiesa di San Zeno, il che potrebbe essere un argomento anche per una datazione prima della partenza
per Mantova, ma questo è anche un dibattito. C'è anche in questo dialogo questo San Sebastiano a sinistra di Bellini al British Museum, dove si vede che cioè riprende le formule di Mantegna. Si ha l'impressione che con questo pavimento qui, che è molto vicino a quello di Mantegna, che con questo andamento, che ovviamente è un po' generico, ma comunque che Bellini abbia visto questo quadro stesso e che ne fa delle variazioni. Sono gli anni quindi padovani di Mantegna, che poi si sposta alla corte di Mantova. Le vie dei due pittori, poi Mantegna pittore di corte, Conte Palatino presto, che può fare delle opere molto personali, molto basate sull'antichità, e dall'altro campo Bellini, pittore repubblicano, poi pittore ufficiale della Serenissima. Per forza i due hanno percorsi diversi, e devo dire che nel primo progetto della mostra che ho potuto leggere, fare un confronto che continuava in questi anni 60-70 e fino alla morte di Mantegna e Bellini, non mi, cioè, mi convinceva meno che di insistere sugli anni padovani. Però è vero che il dialogo continua, e continua non in modo superficiale, in modo molto profondo, anche dagli anni 60-70 in poi, con questo tipo di opere. A sinistra un disegno di Mantegna del Cristo che va al limbo, una scena che non esiste negli Vangeli, un momento di importante, cioè importante, il momento del Sabato Santo, cioè tra la morte di Cristo il venerdì e la sua resurrezione la domenica. Quindi il sabato Cristo ha fatto qualcosa, che è andato nel limbo a liberare, dice la leggenda aurea, a liberare, quindi testo medievale, a liberare le anime di quelle che non si erano salvate prima, quindi a cominciare dal buon ladrone, che si vede qui a sinistra con la sua croce, o di Adamo ed Eva, che si vede mezzo... Eva è mezza cancellata qui, poi ci sarà un'incisione di Mantegna. Questo tema è documentato da una lettera del 1468, dove Mantegna dice che lavora alla storia del limbo. Il disegno quindi di sinistra di solito è datato di questo momento. Nel decennio successivo, negli anni 70, Bellini fa una interpretazione del tema molto fedele a Mantegna, in un'opera che si trova oggi a Bristol, che non è un dipinto, che è su pergamena, quindi è un disegno colorato, e di cui è molto, cioè la ragione è molto misteriosa, nel senso che è molto fedele al modello manteniesco, segue anche il modello manteniesco, perché sulle radiografie si vede che il disegno sottostante non è stato fatto da Bellini stesso. Non è, cioè, molto manteniesco, non è molto di una qualità che si può attribuire a Mantegna stesso. Quindi si vuol dire che qualcuno nello studio di Mantegna ha fatto questo pergameno, che l'ha trasmesso a Bellini, che l'ha dipinto nel momento in cui Bellini era molto famoso, faceva il San Francesco della collezione Frick, per esempio, opera a capolavoro assoluto, la cui vegetazione qui sopra è molto vicina a quella del Cristo al limbo di Bristol. Perché Bellini si abbassa a fare questo, si potrebbe dire? Non lo so, non si sa, forse si va a trovare la soluzione nel rapporto familiare tra i due. Sono legati dalla famiglia. Io pensavo anche ai miei suoceri, ai miei cognati, che vedo una volta nell'anno, a Natale o in altre occasioni. Poi Mantegna e Bellini si vedono, discutono, Mantegna ha qualcosa da finire, chiede
a Giovanni, lo puoi fare per favore perché io non ho il tempo. Questo è un po' del romanzo, ovviamente, non del documentato, e forse non troveremmo mai documenti su questo, ma la vicenda tra i due non è solo una cosa di influsso artistico, purché, cioè, anche se una cosa molto interessante in questi anni padovani, diventa anche una storia familiare di tutta la loro vita. C'è anche un dettaglio che Bellini cambia, che non c'è nel disegno né nell'incisione, che dietro questa porta spalancata del limbo, del mezzo inferno, c'è questo libro che, una cosa molto strana, cosa fa questo libro qui? Che significazione ha? È un errore di Bellini, ma sarebbe, cioè, ha sicuramente un senso, un significato, e non ho trovato nella letteratura attuale sia una migliore spiegazione, sia per conto mio una spiegazione convincente che vi potrei dire oggi. Questo tema del libro, del limbo, è stato per noi anche un oggetto di concentrazione all'ultimo minuto della preparazione della mostra. Abbiamo cominciato a lavorare su questa mostra nel 2015 per la National Gallery di Londra. Noi siamo stati coinvolti nel febbraio all'inizio del 2016, quindi dopo 2 anni, cioè nel maggio, il 21 di maggio del 2018, dell'anno scorso. C'è questa breaking news che viene non dall'Italia, cioè la notizia viene dall'Italia, ma il giornale che se ne fa l'eco non italiano, ma il Wall Street Journal, che ha ritrovato, cioè che spiega come how a 30 million Renaissance million dollar Renaissance masterpiece was found, cioè che un dipinto che si pensava essere una copia da Mantegna o della scuola di Mantegna, questa Resurrezione qui all'Accademia Carrara, fosse invece un capolavoro di Mantegna stesso, quindi il valore putativo dell'opera, perché siccome una collezione museo non può essere venduto, almeno lo spero, quindi cioè il valore stimato passa da 30.000 dollari a 30 milioni, il che naturalmente per un giornale americano è una cosa molto molto importante, e diventa poi una cosa molto centrale nella stampa italiana, perché cioè il curatore di Bergamo, Giovanni Maragusa, si è accorto che la sua Risurrezione, facendo il catalogo ragionato della sua collezione, bisogna fare i cataloghi ragionati, così si può studiare dipinti mezzo conosciuti, in deposito, in cattivo stato di conservazione. Si è reso conto che alla base di questa Resurrezione c'era un pezzo di croce qui, vedete, lo vedete qui, e ha cercato da dove poteva provenire, e infatti ha trovato che doveva essere la parte superiore di questo dipinto, anche su tavola, che si trova in una collezione privata, quindi molto difficilmente visibile, che faceva parte di una mostra su Mantegna importante del 1992, ma che poi non si, cioè, si è visto una volta all'asta negli anni 90, ma poi non più. Però facendo questi studi di proporzioni, dei retro, tutto, facendo restaurare anche il dipinto dell'Accademia Carrara, tutto torna, e l'attribuzione a Mantegna ci ha convinto dal curatore della mostra in modo pieno, anche se all'inizio eravamo un po' prudenti perché il quadro non era restaurato, non poteva arrivare all'inizio della mostra, perché ci voleva il restauro. Qui è l'allestimento a Londra all'inizio di novembre, quindi a 2 mesi dell'apertura della mostra. Il quadro sottostante era in una collezione privata, quindi noi curatori non l'avevamo visto dal vero, però avevamo promesso ai curatori al Museo di Bergamo che, anche se nel catalogo è scritto la Resurrezione attribuita a Andrea Mantegna, se eravamo d'accordo, vedendo i due quadri, l'avremmo esposto come di Mantegna a secco. Il che è stato fatto a Londra, qui vedete
questa fotografia che trovo molto, molto bella, e anche a Berlino, in questo muro che è solo dedicato alla storia del Limbo, dove il quadro di Bergamo era esposto qui, dove c'è da 2 settimane un'incisione, perché il quadro è adesso in mostra a Bergamo, in una mostra monografica e virtuale sulla questa riscoperta maggiore, che abbiamo, cioè opera che abbiamo avuto la fortuna di mostrare, di avere in mostra. In questa parete qui abbiamo messo un'incisione dal Cristo al Limbo di Mantegna, di una collezione privata. Vedete che questo tema del limbo, a questo muro si avvicina, che è nero come il limbo doveva essere, si avvicina un quadro che appartiene a un'altra sezione, verde, di una sezione sul paesaggio, perché i due dipinti sono molto legati. Io ho già mostrato un dettaglio della crocifissione Correa a destra, quindi a Venezia, e il disegno dell'École des Beaux-Arts di Parigi di Mantegna è uguale nella parte sottostante. Vedete queste rocche, uguale, molto simile. Sembra che il disegno di Parigi sia stato aggiunto, invece è il supporto è stato ingrandito, poi disegnato da Mantegna. Quindi se il disegno di Mantegna, come lo datiamo in mostra, è del 68, vuol dire che il dipinto di Bellini è del dopo il 68, o che per una volta Mantegna avrebbe copiato Bellini. In mostra abbiamo datato questo dipinto sotto del 50, attorno al 1459, perché c'è questo legame con i manoscritti di Albi che vi ho mostrato prima. Sono convinto che il disegno di Mantegna rispecchia un disegno precedente di Mantegna stesso, sia stato disegnato un po' di anni prima. Queste date, cioè siamo 4 curatori nella mostra, abbiamo un parere generale che siamo di solito molto d'accordo sulla cosa generale. Poi ovviamente ci sono alcune opere che sono alcuni pensano più tardi, prima o dopo, e questi dissensi mi sembrano anche la base della vitalità della nostra disciplina. Quando il giorno dove tutto, quando tutti i social date saranno d'accordo, penso che dovremmo essere un po' inquieto per questa disciplina. Per fortuna non è ancora il caso. Questa sezione sul paesaggio è marcata da un'assenza dovuta anche alle vicende di organizzare una mostra. Non è facile di far vedere tutti questi capolavori, a volte uno manca e quindi la sezione non è così equilibrata come avrebbe dovuto, e in questo caso il confronto che volevamo fare assolutamente era dell'Adorazione dei Magi di Andrea Mantegna a sinistra, forse fatta per Ferrara all'inizio degli anni 50 del 400, e una Cristo, cioè un uomo di dolore, perché non è una pietà, di Giovanni Bellini al Museo Poli di Pezzoli, che è stato restaurato nel 2012, esposto, e che si poteva prestare a una sede della mostra, purtroppo. Quindi il Cristo è andato a Londra e non a Berlino, e le due opere non sono state messe accanto, purtroppo. Vedete che il paesaggio è molto vicino, questa rocca qui si trova qui, quell'altra rocca a destra, c'è anche un fiume, un'isola qui simile, e questo ponte dove due pastori, non è la donazione dei pastori, passano, è anche qui in Mantegna. Quindi questo paesaggio aveva un valore anche
di devozione probabilmente sono gli anni anche della devozione moderna, dove ci sono testi forse un po' negli anni più tardi che dicono che bisogna percorrere i paesaggi dei dipinti, con i testi veneziani, bisogna percorrere nella mente questi paesaggi per impregnarsi meglio della storia sacra. E qui abbiamo un esempio molto presto, forse anche, questa è un'ipotesi interessante di Andrea Di Lorenzo, anche il Cristo di Bellini sulla destra è stato commissionato da Ferrara, purtroppo queste due opere non si sono mai viste accanto, ma sarà il compito di un'altra, di un altro progetto di mostra. Questa sezione sul paesaggio è dominata dalla Resurrezione di Giovanni Bellini a Berlino, fantastico quadro, fantastico, con questo paesaggio atmosferico ma anche molto simbolico, perché non è le fonti di luce, per esempio, sembrano molto atmosferiche, con quella luce di mattina che viene sul tetto degli edifici di questo paese, sulla campana qui e non qui, alcune nuvole sono in luce, alcune no, sono ancora neri perché il sole non arriva sopra. Vedete che il sole che il Cristo riceve viene dall'alto, è quello veramente divino, quindi un dipinto molto simbolico, con delle aria atmosferiche, con questo colore rosa che è diventato famoso, con il colore del Bellini, cocktail del Bellini inventato allo Harris Bar di Venezia, a partire, dice almeno una fonte alla quale tengo molto, a partire di questo quadro, in vicinanza della grande mostra su Giovanni Bellini organizzata a Venezia nel 1949. Sono anche gli anni dove si inventa il carpaccio, a partire del rosso, cioè del rosso di veramente acceso dei dipinti di Carpaccio. Si potrebbe pensare che questo dipinto, dove Bellini è diventato se stesso, Mantegna non c'è più, e invece su alcuni confronti, certo iconografici, ma questo cormorano che è quasi un avvoltoio, sull'albero a mezzo spoglio, è un motivo che viene da Jacopo Bellini, ma che è famosamente stato preso da Mantegna nel Cristo nell'Orto della National Gallery di Londra, che è anche in mostra e che in un certo modo Bellini cita, così come questo scudo in primo piano. A destra vedete la Resurrezione di Berlino e a sinistra una foto prima della guerra degli affreschi degli eremitani, questo tipo di scudo, tipologia, e questo aspetto, anche riprendendo una storia antica di Apelle che avrebbe fatto il suo autoritratto su questo scudo, teoria di Matteo Ceriana, mi sembra interessante e suggestiva, la ricerca della, non del tempo perduto, ma dei ritratti di Giovanni Bellini. Bisognerebbe farla in modo sistematico, così come su questa base della presentazione al Tempio della Fondazione Corini Stampalia di Venezia. Quindi il quadro della Corini Stampalia è sicuramente degli anni 70, momento dove Bellini si è trovato se stesso, ma fa comunque dei pastiche, quasi dei falsi Mantegna. Esattamente come negli anni 70, questa storia del limbo fatto da Bellini. Questo giustificava di andare avanti nel confronto tra Mantegna e Bellini nella mostra, di non fermarsi agli anni 60, diciamo, momento di svolta molto importante nell'arte di Bellini, che dimentica, che si allontana dal punto di vista almeno formale dell'arte di Mantegna. Ma si poteva anche, questa era anche una cosa fondamentale, andare fino alla fine della vita dei due artisti, perché uno degli ultimissimi quadri di Mantegna, quello che vedete qui a sinistra,
è stato completato da Giovanni Bellini con questo fregio a grisaille che vedete a destra. In alto il quadro di l'arrivo del culto di Cibele di Mantegna, che si trova oggi nella National Gallery di Londra, soggetto molto difficile, cioè non trattato dagli artisti prima di Mantegna e dopo Mantegna, perché molto colto e molto forse voluto dal committente Francesco Correa, Cornaro, che si diceva un discendente della gens Cornelia. Ovviamente è una cosa un po' sognata, non documentata, ma aveva bisogno di documentare questa fortuna della sua pseudofamiglia, dei suoi antenati, con delle scene dei Scipio, così per dire, quello in alto che dovrebbe essere questa figura qui che accoglie il colto di Cibele durante la seconda guerra punica, credo che sia la seconda, e l'altro più conosciuto, Scipio l'Africano, che mostra la sua continenza, cioè la sua, il suo rifiuto a un bottino sia offerte di bottino ma anche carnale in questa giovane donna che lui non vuole, che ridà al suo fidanzato a condizione che la città conquistata diventasse romana. Questo dittico è anche una storia molto importante nel rapporto di Mantegna e di Bellini. La committenza va a Mantegna, che ha il tempo di fare solo un dipinto, doveva essere quattro. Alla morte dell'artista nel 1506, il committente veneziano ha tutte le difficoltà per recuperare il quadro finito da Mantegna, riesce, recupera anche le altre tele lasciate probabilmente incompiute, ma forse iniziate da Mantegna, non si sa, e sarà completato, cioè sceglie un artista, nient'altro che Bellini stesso, con questa grisaille sotto, spesso sottovalutata nella storiografia perché alcune parti non sono de più belle, ma vi mostro questo dettaglio fantastico a sinistra del cavallo che viene nel nostro mondo. La differenza, cioè il legame tra i due c'è, ovviamente c'è una grisaille, c'è questo bassorilievo, questo fondo di marmi colorati, ma Mantegna fa un sarcofago, Bellini fa un pastel raccontato del Settecento, è un'altra tecnica, un'altra concezione del dipinto, che viene completato ancora una volta qui, come in molti altri casi che non ho citato, ma da un disegno in grisaille conservato, che vedete a destra, conservato nella Fondazione Custodia a Parigi, e che forse è, sia un ricordo, sia un disegno preparatorio, ma più probabilmente, secondo Sarah Wolf, un ricordo di una terza storia sparita nel corso dei secoli, che forse un giorno riemergerà. Questi due dipinti, Washington e Londra, non sono mai stati confrontati prima, e abbiamo chiuso la mostra con questo tema antico, che si chiude con una... vedete come la mostra è affollata, volevo assolutamente... cioè affollata, si può... ci sono alcuni... era piuttosto verso la chiusura. Si può vedere i quadri, perché c'è molto, molto spazio, e volevamo concludere, poi vedete che i bambini vengono anche a vedere Mantegna e Bellini. Si può vedere la... cioè... si chiude con questo confronto un po' da sogno di due dipinti che non sono stati fatti per lo stesso committente, come le grisaille di Francesco Cornaro, ma che raccontano comunque una storia di Mantegna e di Bellini
legata ai committenti, ossia a Isabella d'Este, la marchesa di Mantova, che ha commissionato il quadro di sinistra a Mantegna, insieme a oltre dipinti per il suo camerino, studiolo, e vuole assolutamente una storia, cioè uno soggetto antico di Bellini. C'è tutto un carteggio dove insiste, insiste, insiste. E Bellini risponde: no, non posso, non ho tempo. E soprattutto le storie le fa Maestro Andrea, cioè un po' un rispetto verso Mantegna, ma anche una partizione del mercato. Bellini aveva la sua specializzazione e Mantegna un'altra, e non voleva andare sulle terre del cognato. Isabella d'Este avrà come dipinto di Bellini un'adorazione del bambino, oggi perduta, ma un tema veramente belliniano, religioso. Però alcuni anni dopo, cioè, il quadro del Louvre data del 1502, attorno al 1502, 4 anni dopo Mantegna muore. E poi all'inizio del decennio successivo si chiede una storia antica a Giovanni Bellini, che accetta e ne fa questo capolavoro assoluto, che è il Festino degli Dèi della National Gallery of Art di Washington, che avevo alcuni scrupoli all'inizio a includere nella lista delle opere volute. Poi abbiamo la fortuna che Washington fa molte più mostre, cioè hanno la fortuna di fare molte più mostre di noi, e così ci chiedono anche molti quadri importanti. E alla fine, siccome il quadro può, cioè, viaggiare abbastanza, è in abbastanza buon stato di conservazione, ha avuto molto, cioè, un po' meno scrupoli, soprattutto per questo confronto che racconta, cioè, che è stato fatto, il dipinto è stato fatto non per Mantova ma per Ferrara, per il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, il fratello di Isabella. E quindi questa storia familiare esiste anche a livello dei committenti, con queste opere che non sono state concepite come dittico, ma che hanno questa affinità molto strana di questa montagna sulla sinistra, qui e là. Montagna nel caso di, cioè rocca nel caso del Bellini, che non è dovuta a Bellini stesso, ma a Tiziano. Negli anni successivi, il quadro è datato nel 1514, 2 anni dopo muore Bellini, e nel decennio successivo Dosso Dossi e poi Tiziano modernizzeranno questo dipinto, che ci dà anche un altro tipo di confronto, non solo rispetto tra Mantegna e Bellini, ma rispetto agli secoli successivi. Il primo piano dei due dipinti è veramente una meraviglia, un modo di entrare molto diversamente nel quadro, con questo uccello qui che piace molto a mio figlio, e questi ninfea che sono veramente di Mantegna, che sono eccezionali. Vedete che a sinistra l'allestimento a Londra, e a destra a Berlino, che i quadri non sono appesi nella stessa, cioè sono almeno 30 centimetri di differenza di altezza. A sinistra è David Alan Brown, il curatore del dipinto alla National Gallery of Art di Washington, che presentava le sue ultime scoperte sul quadro, e che ha detto in questo Scholars all'inizio della mostra, che anche se all'inizio non era molto entusiastico sul prestito, alla fine valeva la pena. Quindi cioè, siamo stati sollevati un po' di questo parere. La scelta che abbiamo fatto di allestimento a Berlino è di allestire in modo relativamente basso, perché abbiamo più spazio che a
che a Londra, quando una sala è affollata, è meglio se il quadro è in alto, così si fa la fila, però si vede in alto. Quando c'è spazio, bisogna avere, cioè il problema di allestire in alto è che si hanno i riflessi delle luci e che le persone che sono più basse, i nostri due direttori a Londra e a Berlino sono molto molto alti, ma le persone più basse, i bambini e sedie a rotelle, bisogna assolutamente, cioè per me un'opera non è mai troppo bassa, è troppo bassa per me forse, ma non in assoluto, e questa è una scelta che difendo in modo molto molto importante. La foto che trovo la più divertente, questo visitatore con questa giubba di Lucifero che guarda il festino degli dei su Insta. Ho trovato questo su Insta. Questa sarebbe la mostra che avrei cioè forse voluto fare con dei dipinti molto, dei ravvicinamenti molto mirati su Tramante e Nibelini. La mostra è però più ampia di questo e anche metodologicamente apre su altri orizzonti. Avete visto questo confronto tra il San Sebastiano di Mantegna, il disegno di Bellini e il dipinto del Sangue del Redentore, che è intitolata Sul corpo, quindi una dimensione molto tipologica, che viene anche dall'impostazione iniziale della mostra a Londra, nel centro più importante di ricerca di storia artistica a Londra, che è il Courtauld Institute of Art, dove si guarda più, cioè in modo molto attentivo, diciamo, alla tipologia, mentre io sono piuttosto il frutto di una storiografia più classica, interessata all'attribuzione, alla datazione. Trovo che, cioè avevo molto, per esempio questo testo sul corpo non l'ho scritto io, ma trovo che questo modo di parlare dell'arte del 400 è molto utile, soprattutto in una città come Berlino, dove il Rinascimento italiano non è molto conosciuto, è quasi sconosciuto, quindi di parlare di cose che a voi italiani sono delle evidenze, o anche a Parigi un pubblico è molto più colto, cioè molto più colto, è più colto. Mantegna, si sa chi è a Parigi, la grande mostra del Louvre del 2008 ha avuto un successo enorme, 2500 visitatori, era una mostra filologica molto, molto importante. Qui abbiamo bisogno di passare da queste spiegazioni, anche se a volte sul muro sono un po' strane, come questi Heiligen figure di santi, che per me senza una scritta sarebbe stato anche meglio. Quello che volevo assolutamente era di avere questo trittico di San Sebastiano al centro del muro, perché è un'opera datata, cioè che per me, per i tre scomparti principali, è di Giovanni Bellini e è datata dai documenti tra il 62 e il 64, e quindi è un'opera molto importante per la ricostruzione cronologica di Giovanni Bellini. Ho dovuto accettare queste sezioni perché una mostra deve parlare a tutti, e non solo al 1% di studiosi che vengono nella mostra, e questo ne sono assolutamente convinto. C'era anche una sezione sulle Madonne, quindi tematica, con due Madonne che vedete qui, che sono legate formalmente, a sinistra Mantegna, a destra Bellini, il periodo mantegnesco di Bellini, quindi va bene, anche se avevo sognato e avevo quasi avuto questa Madonna bellissima della collezione Lehman del Metropolitan Museum of Art di New York, che è vicinissima al manoscritto di Albi e al gruppo, in tutto un gruppo che si può datare grazie a questo manoscritto attorno al 1459, e che però, poi vedete l'eco delle ghirlande squarcioneschi o piuttosto mantegneschi, che però non è venuta, e così. Il quadro a sinistra mi ha anche molto interessato dal punto di vista storiografico, ho scritto un saggio veramente storiografico sulla
genesi, la comprensione di, diversa di Mantegna e di Bellini, avendo come centro gli scritti di Roberto Longhi, di cui cito il mio titolo è una citazione di Longhi: Bellini steht höher als Mantegna. Mi dispiace perché il catalogo non esiste in italiano, esiste in inglese, forse è più facile da leggere. Bellini è più alto, non mi ricordo più adesso della citazione originale, ma più alto di Mantegna, così diceva Roberto Longhi, attribuendo tra l'altro questa Madonna, in modo interrogativo, questa Madonna del Museo Jacques-Marandry di Parigi, perché era troppo bella, troppo luminosa per essere di Mantegna, secondo lui, quindi la diceva forse è di Giovanni Bellini. Il gusto di Longhi è quello che è stato fondato sull'impressionismo, quando a 20 anni va a vedere la Biennale di Venezia, vede Courbet, vede Renoir, e così sarà rimasto per tutta la sua vita marcato dagli impressionisti, e quindi non poteva che adorare Bellini. E questo è un po' una conseguenza della forma mentis di Longhi e di molti studiosi. Per valutare un artista bisogna sottovalutare un altro, e quindi all'inizio valutava molto Bellini, ma di più con i suoi scritti, soprattutto nel dopoguerra, Mantegna diventa quasi un nemico assoluto, in modo un po' esagerato dal mio punto di vista. Longhi, il più grande conoscitore della pittura con Federico Zeri, siamo nella Fondazione Zeri, Longhi e Zeri sono i più grandi conoscitori del Novecento, non c'è dubbio. La prima grande scoperta attributiva di Roberto Longhi a 24 anni è l'attribuzione di questo politico che si trova a San Zanipolo a Venezia, che passava per essere Alvise Vivarini, che lui dà a Giovanni Bellini, un momento geniale. Quest'opera non si poteva avere in mostra, ovviamente non l'abbiamo neanche chiesto, penso, se non sbaglio, non so se era tutto trasportato nella mostra del 49, ma c'era almeno l'angelo dell'Annunciazione in alto, probabilmente anche la Vergine, quindi non si chiedono molte cose di Mantegna, non abbiamo chiesto, cioè gli affreschi non si muovono, le grandi pale veneziane sono i capolavori di Bellini e non si possono anche muovere. C'erano alcune opere attribuite da Longhi che mi sarebbe piaciuto mettere in mostra, ma per cui non sono riuscito per vari motivi. Per esempio questa grisaia a destra, questa allegoria pagana a destra, bellissima, che adesso è piuttosto attribuita a Alvise Vivarini, era esposta a Parigi nel 2008, veramente una cosa splendida. Ho convinto, cioè ne abbiamo parlato con i curatori, eravamo d'accordo per chiederla. È un'opera in collezione privata, sono riuscito a sapere in quale città, ho trovato qualcuno che mi ha detto sì, vado a chiedere al proprietario o alla proprietaria, poi non ho avuto notizie e purtroppo quest'opera rimane nel suo appartamento dove è adesso. Quindi è un po' un ripianto, però è così. Quell'opera a sinistra è un museo conosciuto, l'Accademia di Venezia, è una Sant'Orsola data a Bellini da Longhi tra i 26 e il 27, e che è stata recentemente rilanciata come di Giovanni Bellini da Antonio Mazzotta in un convegno veneziano della fine del 2016. Non sono 100% convinto dall'attribuzione, ma non ho una proposta alternativa, quindi sarebbe stato interessante in mostra. L'Accademia di Venezia avevamo altre opere di Bellini da chiedere e così abbiamo dovuto essere più ragionevoli. Però il confronto che siamo riusciti a fare per la prima volta
cioè sono due opere che facevano parte probabilmente dello stesso complesso della Chiesa della Carità, una predella e una crocifissione, che vedete qui meglio riprodotte. La predella si trova ufficialmente a Monaco di Baviera, e la crocifissione è al Louvre di Parigi. Sono due opere che sono state molte richieste nel 2008, nelle due ultime importantissime mostre su Mantegna e Bellini. Mantegna al Louvre, dove c'era la predella, e Bellini alle Scuderie del Quirinale a Roma, dove c'era la crocifissione al Louvre. In questa occasione si è saputo, grazie alle radiografie di Giovanni Villa, che sul retro della tavola qui sopra, con le storie di San Giovanni Evangelista e di Drusiana, che ci sono, invisibili all'occhio nudo, queste ginocchia di Cristo, che fanno molto pensare, anche se non sono esattamente le stesse, a quelli della crocifissione del Louvre. Così si è stato supposto che queste due vengono dalla Chiesa della Carità, dove sul retro c'è scritto anche che viene che la predella viene dalla Chiesa della Carità. Cioè il registro principale non c'è più, Pala descritta dai fonti antichi, e che abbiamo riunito per la prima volta in mostra. C'è stato un grande dibattito sulla datazione delle opere di Giovanni Bellini tra le due mostre del 2008, piuttosto molto presto per Parigi, molto tardi per Roma. E infatti, ma nell'accordo, cioè i due curatori, diciamo non principali, ma più impegnati e più famosi negli studi su Mantegna e Bellini, Giovanni Agosti e Mauro Lucco, sono d'accordo sulla cronologia, non sono mai d'accordo, ma sull'attribuzione di questa predella sono d'accordo che sia Giovanni Bellini. Quindi non l'abbiamo messo in dubbio. In mostra mi è venuto il dubbio che con tutte queste opere di Bellini attorno, che questa predella non fosse al 100% di Giovanni Bellini stesso, ma forse disegnata, cominciata e terminata da un allievo, come del resto lo diceva Roberto Longhi nel 1927, l'ideazione e per buon tratto anche l'esecuzione di questa predella sotto, che è molto legata a un'altra predella, quella della pala di San Zanipolo di Bellini. Quindi sulla cronologia siamo in questi anni, e sono gli anni anche dove Bellini, che ha sempre lavorato poi con molti allievi, sviluppa anche lui, sicuramente non lavora da solo a queste grandi imprese. Queste due opere sono state riferite in modo interrogativo, ma già dalle fonti dell'inizio del Cinquecento, a un pittore miniatore enigmatico che si chiama Lauro Padovano. Mi chiedo, ma è una riflessione in corso, se non fosse il caso di tornare su questo aspetto. C'è una sezione che trovo importante prima della... Ho ancora due sezioni da mostrarvi, una con le pietà, che è anche tipologica, che è un po' una sezione che non si può fare, cioè che si può fare in un museo nel mondo, che è la Pinacoteca di Brera, Mantegna Bellini, Cristo morto di Mantegna e la pietà di Bellini, molto influenzata da Mantegna stesso. Qui è una mostra per sé, sono due opere inamovibili che non potevamo naturalmente avere in mostra. Il Cristo morto di Mantegna è stato prestato nel 2006 a una mostra a Mantova su Mantegna, con alcune polemiche nei giornali di cui mi ricordavo, quindi evochiamo, non siamo all'altezza di questo confronto, evochiamo questo confronto con due opere molto diverse: il Cristo meraviglioso di Mantegna a Copenaghen, a sinistra,
e quello di Berlino, che come a Berlino è anche meraviglioso, ma sono opere molto diverse. Vi mostro due dettagli. Il Mantegna, uno che ho trovato su Instagram da un botticellist che mostra questo disegno, questo dettaglio fantastico della carriera che si vede a mezzo luce perché è bucata sull'altro con quegli lavoratori che fanno qui una colonna, una scultura, dettaglio geniale. Mantegna è un pittore di note in piedipagina, cioè si può guardare i suoi dipinti per ore perché c'è sempre un dettaglio che non si è mai visto prima, che non si ricordava. Invece Bellini con questo Cristo è molto più essenziale. Il Cristo ha le proporzioni del corpo umano, quindi ci identifichiamo con lui. Era lo scopo per il devoto che aveva questo in casa, probabilmente. Dettaglio che trovo fantastico è questo, il sangue cagliato in questa direzione, che era la direzione della mano di Cristo sulla croce, e che poi il sangue si è incollato e Bellini ha pensato a questo. Spero che non l'hai provato dal vero su un allievo, un povero allievo. Vedete del resto che qui non c'è sangue e qui invece è una dimensione molto, molto importante. I confronti Mantegna e Bellini sulle pietà esistono anche sui disegni con questo, cioè sinistra Mantegna, destra Bellini. Le attribuzioni sono sempre state un po' fluttuanti tra i due, ma il confronto che volevo assolutamente fare in questa sezione era questo di un Bellini, un capolavoro del Museo di Rimini, e un altro capolavoro di Donatello al Victoria and Albert Museum di Londra. Confronto che è stato fatto cioè che è stato riproposto in modo molto forte dal catalogo della prima delle due mostre sulle pietà di Bellini, quella del Museo Paul di Pezzoli nel 2012, una scheda scritta da Mattia Vinco, dove c'erano le due opere illustrate molto bene. Il che ha dato l'idea alla seconda mostra milanese sulle pietà, quella di Brera, di chiedere queste opere insieme, prestito che è stato rifiutato dal Victoria and Albert Museum. Non si sa perché, forse perché la curatrice pensa che quest'opera non sia di Donatello, ma dell'inizio del Cinquecento. Io sono convinto che è Donatello, ma si può discutere su questo. Il nostro rapporto cioè, di collaborazione con la National Gallery ci ha naturalmente favoreggiato questa domanda di prestito, e abbiamo potuto mostrare le due opere insieme, così come un altro rilievo della deposizione che viene da Vienna. Vi mostro solo un dettaglio, un'opera fantastica che a Vienna è attribuita a Mantegna, quindi l'abbiamo mostrato come circolo di Andrea Mantegna, anche se per me è molto più vicino a Donatello e al suo seguito a Padova, ma la risposta non ce l'ho, quindi bisogna fare anche delle concezioni scientifiche per poter vedere le opere in questo contesto privilegiato che è una mostra per pochi settimane, pochi mesi. Ritorniamo all'ingresso. Su questo arcone d'ingresso avete visto due delle opere di cui non ho parlato ancora e su cui vorrei concludere. C'è i trionfi di Mantegna della collezione della Regina, opere straordinarie che sono il capolavoro forse di Mantegna con la Camera degli Sposi di Mantova, opere gigantesche che non, di solito non vanno fuori dell'Inghilterra, sono mostrati a Londra, però uno è andato a Parigi nella mostra del 2008, era già un evento, quella grande di Mantegna nel 92, tutti sono stati mostrati a Londra e nessuno a New York nell'altra sede, e quindi il visitatore di Berlino può vedere tre perché grazie ai nostri rapporti con la National Gallery sono arrivati facilmente.
Abbiamo chiesto due all'inizio e poi un terzo, quello che vedete a destra, perché è legato con un disegno appena riscoperto, che è probabilmente un disegno preparatorio a questo dipinto numero due di questi nove dipinti di Mantegna. I giornalisti mi hanno chiesto all'inizio della mostra: ma cosa c'entra questo con Bellini? E ho risposto subito: ma non c'entra nulla con Bellini. Quindi, però siamo convinti, sia per Londra che a Berlino, che bisogna, che non possiamo fare una mostra soltanto sulle opere che sono veramente legate con Mantegna e Bellini. Abbiamo anche il dovere di spiegare la carriera dei due artisti, che se no cioè, non sono molto conosciuti, e sfruttando questo fatto che naturalmente la regina d'Inghilterra è molto affezionata alla Chargalie Londra. Lei è nata, se non sbaglio, nel 1928, quindi ha conosciuto la guerra, e avere il prestito di queste tre opere a Berlino ha un peso molto simbolico. Alcuni giornalisti hanno parlato per la mostra soltanto dei trionfi di Mantegna e del Doge Loredan di Giovanni Bellini, che vedete qui, e che per me era una fonte di stress per i tre anni della preparazione della mostra. Non tanto di stress per avere il prestito, perché, per essere onesto, non l'ho chiesto, non si chiedono queste opere. L'opera non si è mossa prima di Londra. Penso che adesso ricevono forse una domanda al giorno per averlo in mostra. Quando non è mai stato prestato, è facile di dire no, non si può muovere. Opera iconica, fantastica, che a tutti, cioè moltissimi visitatori, ho fatto molte visite della mostra, mi hanno detto: ah sì, questo lo conosco dall'infanzia, di un libro. E anch'io lo conosco dall'infanzia, anche prima di avere l'idea di dedicarmi alla storia dell'arte. Abbiamo potuto studiarlo nel laboratorio della National Gallery, quindi un momento straordinario di vedere questa icona, che è anche un dipinto materiale, con questo, non si vede molto bene qui, ma c'è una pubblicazione speciale fatta dalla National Gallery con uno sgraffito degli occhi. Cioè, c'è stato un momento di dannazio memoria nascosta negli occhi del Loredan, che esiste ancora oggi. E un momento di stress, perché non sapevo dove metterlo in mostra questo, rispetto alle opere di Berlino. Abbiamo a Berlino, nella Gemäldegalerie, un ritratto del Doge Loredan, che vedete qui con i suoi quattro figli, ritratto, cioè dipinto, firmato, datato da Giovanni Bellini nel 1507, non è mai stato esposto a Berlino dalla guerra, perché è in un cattivo stato di conservazione. La presenza del Loredan a Londra faceva sì che per me era un dovere di esporre il nostro Loredan, ma mettere queste due, l'icona e la rovina, accanto non va bene. Quindi abbiamo trovato la soluzione di dedicare una sala sui restauri e sulle opere, le analisi tecniche fatti dai nostri restauratori, curata dalla nostra caporestauratrice Babette Hartwig, con il nostro Loredan in modo molto, molto importante, anche se un quadro rovinato. La provenienza anche è difficile, importante, perché è stato acquistato durante gli anni nazisti. È importante per noi di parlarne, di spiegare perché in questo caso non si tratta di un caso di un'opera rubata, ma bisogna spiegare e mostrare queste cose. Vedete a sinistra una risoluzione di Francesco Bissolo, restaurata per l'occasione. No, avevo paura per il nostro ritratto di Mantegna, Ludovico Trevisan, Cardinale Trevisan, che è un ritratto fondamentale di Mantegna, uno dei primi ritratti della storia dell'arte in tre quarti della storia dell'arte italiana, forse il secondo, e però 40 anni prima del Bellini. Quindi la luce del Bellini è molto più forte, cioè mettere due a conto, avevo molti problemi per fare questo.
A Londra hanno trovato una soluzione alternativa, nel senso che vedete il Loredani in mezzo a opere a sinistra di Bellini, a destra di Mantegna, ma che non hanno a che fare con il ritratto, e il Mantegna era nella stessa sala, ma un po' più lontano. Mi sono fatto convincere da miei colleghi di metterli in due, come cioè perché ci voleva una sezione ritratti. Abbiamo un ritratto di Mantegna a Berlino, c'è un ritratto di Bellini a Londra, era l'evidenza pura, anche se più gruppi vanno davanti a Loredan piuttosto che al nostro Trevisan, che ha una cornice anche più debole, dobbiamo affermarlo, mi sono fatto una ragione. Ma ho inserito, lo vedete nell'angolo a destra, una scultura che a me tiene molto a cuore, una scultura che era nei depositi del Museo di Berlino, che trovo un'opera fondamentale di per sé, ma anche nella problematica di Mantegna Bellini, in questo caso di Mantegna, perché è molto probabilmente un ritratto di Ludovico Gonzaga, che vedete qui rappresentato da Mantegna sulle mura della Camera degli Sposi, identificazione già fatta nell'Ottocento. L'opera è stata comprata come un falso da Baude a Parigi dal mercante Frédéric Spitzer, e lo vede così, capisce che il mercante pensa che sia un falso, quindi manda un collega del specialista dell'arte moderna per comprarlo come un pezzo di decorazione moderna. L'opera viene a Berlino e quindi Baude l'espone come Donatello. Confronto, cioè attribuzione non giusta, ma molto intelligente, perché vedete Donatello nell'altare di Padova e Ludovico Gonzaga di Berlino sono molto vicini. La fortuna di questo busto poi è stata attribuita a Alberti, è stato declassato recentemente come falso, di cui era in origine. Io sono convinto che si tratta di un'opera di Niccolò Baroncelli e di Domenico di Paris, Baroncelli allievo di Donatello a Padova, che poi va a Ferrara dove fa questa crocifissione di cui vedete un dettaglio. Ludovico Gonzaga non è Ferrara, è Mantova, però mi è stato segnalato un documento di Baroncelli a Mantova nell'anno in cui datavo questo busto, quindi sono molto felice e l'ho potuto mostrare. Concludo questa volta veramente con quest'opera e con quest'opera molto problematica, molto bella, un capolavoro. Su questo siamo tutti d'accordo. Sull'attribuzione non siamo tutti d'accordo. Il momento quando Roberto Longhi, in questo 1927, cambiasse l'attribuzione tradizionale, che data del Settecento, a Marco Zoppo, per dire che si tratta di un capolavoro di Giovanni Bellini, mettendolo in relazione con una sua opera importantissima, quel polittico di San Zanipolo, che fosse il trittico di San Zanipolo, che a Venezia, che lui aveva genialmente attribuito a Giovanni Bellini nella sua giovinezza. E vedete questo confronto recentemente ripreso nella letteratura per dire che questo quadro non è di Marco Zoppo, ma è di Giovanni Bellini. Ho usato questa attribuzione a Giovanni Bellini per fare dedicare nella mostra una sottomostra a Marco Zoppo, originario di Cento, cioè pittore bolognese, che va presto a, cioè presto, non tanto presto, meno presto di Mantegna, ma va a Padova, fare come Mantegna, studiare con lo Squarcioni, diventa anche il figlio adottivo di Squarcioni, quindi passa come da Mantegna, per poi andare a lavorare a Venezia e essere molto più in contatto con Giovanni Bellini. Quindi ho convinto tutti che, anche se il contesto padovano, veneziano, non ne abbiamo molto parlato nella mostra perché dovevamo costringersi a 100 opere,
Quindi lo evochiamo, per esempio, i fratelli, cioè i Vivarini, che sono importantissimi, non le mostriamo, non le mostriamo, ma dopo abbiamo a Berlino questa grande pala che viene da Pesaro, pala fondamentale, di cui si sa che la Pietà faceva parte del coronamento cioè originale. Per la predella c'è un solo frammento che esiste, che viene sicuramente dalla predella che si trova a Baltimore, che era troppo caro per far venire per una mostra su Mantegna e Bellini. Questi tre pezzi sono per il momento esposti a Berlino. Mi sono convinto che questa testa meravigliosa sia di Marco Zoppo, quindi l'ho scritto nel catalogo. È molto difficile, quando si ha scritto qualcosa, di tornare sulle sue opinioni. I più grandi conoscitori bolognesi, Daniele Benati, il più grande conoscitore di pittura di molti secoli, è convinto che sia un'opera di Giovanni Bellini. Forse potresti venire a Berlino per vedere questo, non è per convincerti, ma in modo di discutere. Un altro, cioè il più grande specialista di Marco Zoppo, Giacomo Calogero, che ha fatto importanti scoperte anche su questa testa, cioè su quest'altare di Pesaro, pensa anche che l'opera al centro è troppo bella per essere di Marco Zoppo. Io vedo che, cioè, non voglio fare troppi confronti, queste opere sono fisicamente visibili a Berlino adesso, e questo è un momento storico. Non avrei mai potuto fare una mostra dossier su Marco Zoppo perché sarebbe stato visto come un argomento troppo di nicchia. Forse ha ragione, e quindi è un po' una sottomostra. Se venite a vedere questa mostra, Mantegna e Bellini, quindi vedete questa sottomostra padovana, veneziana, ma anche bolognese, non dimenticate di fare il giro del quadro, cioè di vedere il retro del quadro di Zoppo, di Bellini, la testa del Battista, perché il retro si vede per la prima volta al pubblico, con un disegno molto, un'iscrizione nascosta mezza nascosta da una parchettatura che data nel 1880, ma soprattutto un disegno originale di un uomo, forse su un pesce, su un delfino. Sia Zoppo che Bellini e Mantegna disegnavano sul retro delle tavole, quindi non è una prova, ma almeno si vede. E non dimenticate di vedere anche la firma di Marco Zoppo, perché firma, quando Zoppo è giovane, firma Marco Zoppo dello Squarcione, per dire che viene allievo, figlio dello Squarcione, che è padovano, poi cambia e quindi scrive Marco Zoppo da Bologna, Pinzit, nel 1471, in Venezia. Quindi è un piccolo pezzo di Bologna a Berlino che voi non dovete mancare. Grazie mille.